Buongiorno e benvenuto. Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno. Allora, il ballottaggio, i numeri del primo turno sono Andrea Santoro per il centro-sinistra, il 39,21%, Paolo Pollak, candidato del centro-destra, con il 33,51%. Si parte in rincorsa, come ha organizzato? Qual è il punto centrale di questo ballottaggio, anche per recuperare il risultato del primo turno? Sì, intanto grazie per l'opportunità che mi date. Intanto voglio dire che... Perché ovviamente si parte da 0-0, questo è bene ricordarlo a tutti i cittadini, a tutti gli ascoltatori. Si riparte da 0-0 e quindi chiaramente il vantaggio che Santoro ha avuto al primo turno lo dovrà anche quello riconquistare. Però al di là di questo, noi abbiamo fatto in questi 15 giorni una campagna elettorale ancora più in mezzo alla gente, in mezzo ai quartieri. Io esco da un mercato del Torrino da qualche minuto, sto andando a quello di Mezzo Cammino, sono stato alle iniziative delle scuole, alle iniziative delle parrocchie, in mezzo ai commercianti. Voi sapete che sono una persona molto molto presente sul territorio e voi mi avete conosciuti anche come radio con tutte le iniziative che abbiamo in qualche modo realizzato insieme, quindi io sono molto presente e ritengo che il lavoro che è stato fatto soprattutto in questi ultimi giorni, andando a dire nei quartieri quello che vogliamo fare, una specie di patto con i cittadini nei singoli quartieri, quindi toccando proprio i problemi che la gente si aspetta che noi andremo a risolvere. Le priorità per la prossima consiliatura, le tre cose su cui Pollak mette la faccia in caso di successo al ballottaggio? Ma le tre cose che riguardano tutto il nostro municipio, che poi voi sapete è molto grande, grande quanto Milano, tocca tanti quartieri, non solamente l'Euro che tutti ricordano, ma quartieri come il Torrino, il Divino Amore che conoscono tutti, ma quartieri anche come Montemigliore, Sprecamore, Falcognana, piuttosto che Castel Romano, anche questo si conosce, quindi quartieri veramente che molti non conoscono. Le priorità sono tre temi generali ovviamente: la mobilità, la sicurezza e le scuole. Sulla mobilità voi sapete che il nostro municipio è attraversato da 5 consolari: Ardeatina, Laurentina, Pontina, Colombo e Via del Mare, e quindi è l'ingresso di Roma Sud e l'uscita da Roma Sud il pomeriggio. Noi dobbiamo assolutamente intervenire su queste consolari cercando di agevolare l'entrata e l'uscita in città, come lavorando anche con le altre istituzioni, perché le competenze non sono solamente municipali, e completare gli allargamenti previsti, le rotatorie, parlo della Laurentina, parlo dell'Ardeatina, così come sulla Via del Mare, Via Ostiense, ovviamente in vista anche dell'eventuale nuovo stadio della Roma, fare interventi strutturali importanti lì. Sulla sicurezza non possiamo più permetterci che un municipio grande come Roma, come l'ex dodicesimo, oggi nono, abbia una competenza per quanto riguarda la sicurezza dei due commissariati e caserma dei carabinieri dell'Euro, ma soprattutto oltre al grande raccordo anulare bisogna creare un nuovo presidio. Ovviamente anche questa non è una competenza municipale, ma è una cosa che porteremo subito all'attenzione del sindaco, piuttosto che del governo e della questura e del Ministero degli Interni, perché tutto il quadrante Laurentino Ardeatino non può essere sotto la giurisdizione di due piccole stazioni carabinieri del Divino Amore, piuttosto che quella di Tor de' Cenci, che tra l'altro non competono neanche da Roma. Vado a concludere sul discorso delle scuole. Tutti sanno la mia grande predisposizione per il lavoro per le scuole e con le scuole. Questo è un municipio con un'altissima natalità, il municipio Roma Eur è forse quello che ha il record sulla natalità. Noi dobbiamo continuare a realizzare asili nido, scuole di infanzia in tutti i nuovi quartieri, prima o insieme alle nuove case. Lo stiamo facendo da sempre e questo sarà il mio obiettivo che perseguirò sul settore delle scuole. L'ex dodicesimo municipio ha anche il problema un problema storico che tutti si augurano possa finalmente essere risolto, quello del Luna Park all'Eur. Ci sono notizie? Ma ci sono notizie, sempre notizie molto, molto sommarie, però ecco, su questo noi proprio la prossima settimana, ma al di là diciamo di chi vincerà il confronto, avremo degli importanti incontri sia con le famiglie che in qualche modo avevano gli spazi precedentemente alla chiusura,
sia con l'Euro SPA, su cui poi vorrei dire una cosa, sia con gli eventuali nuovi investitori. Noi riteniamo che il Luna Park dell'Euro non sia una realtà che interessi solamente il municipio nostro, ma come giustamente avete detto voi, è qualcosa di che era di straconosciuto non solamente nella nostra capitale, ma era un'attrazione che era l'attrazione forse anche di tutta la regione, non solo, comunque di tanti turisti, proprio in un quartiere dove arriverà l'acquario e dove noi stiamo a realizzare il secondo polo turistico. Il Luna Park dovrà riprendere le funzioni eventualmente limitate a un grande parco per le famiglie, ma dovrà riprendere le sue funzioni. Posso aggiungere una cosa sull'Euro SPA? Il mio obiettivo è che dentro l'Euro SPA ci sia un ruolo, uno spazio per il Presidente del Municipio. Il Presidente del Municipio dentro l'Euro SPA dovrà avere un ruolo, non dico vincolante, ma costruttivo su tutte le nuove realizzazioni che riguardano il territorio, su tutte le decisioni territoriali. Non voglio entrare nel merito di questioni economiche, bilanci eccetera, ma tutto quello che dovrà fare l'Euro SPA nel nostro territorio dovrà essere in qualche modo comunicato, se non preventivamente, insieme al Presidente del Municipio. In quei 5 anni in cui ho fatto Presidente, questo è stato fatto e questo farò quando diverrò di nuovo Presidente da martedì. Io ringrazio Paolo Pollak, candidato del centrodestra alla presidenza del 9° municipio, ex 12° municipio. Gli auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a voi tutti quanti. Un abbraccio.